Ciò che segue è una parodia creata dai fan. Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT sono di proprietà di Funimation, Toei Animation, Fuji TV e Akira Toriyama. Supportate i prodotti originali. Oh. Quindi sono dalla nostra parte! No! Sicuro? Sei decisamente il figlio di Vegeta! Adesso ti è passata la crisi isterica? Io almeno ho fatto qualcosa piuttosto che starmene lì impalato a guardarli! È vero, facciamo sempre così! Cosa? Sono ancora vivi? Ma quello era il più forte dei miei attacchi! Avevi dato per scontato di averli distrutti? Altre cose che facciamo sempre! Tra l'altro, cosa sarebbe cambiato tra te nel futuro e adesso? Più di quel che pensassi, meno di quel che credi. Però, il ragazzo misterioso è parecchio irascibile. Per me dovrebbe farsi un pisolino. E vabbè. Tiriamo fuori questo fustacchione. Inizializzo aggiornamento 1 di 1432. Ma piantala. Caspita, sei proprio un cazzo di spilungone. Bene, Pel di Carota, come ti chiami? Io sono designato come androide 16. E ti pareva? Però certo che ne aveva di fantasia quel vecchio. Di che ti occupi? Sono programmato con il solo e unico scopo di eliminare Son Goku. Ecco, capisci cosa voglio dire. Lieto di averlo ammazzato. Hai ammazzato Son Goku? No, il dottor Gelo. Ah. Andiamo ad eliminare Son Goku? Vabbè, non avendo di meglio da fare. Bene, il gioco di oggi si chiama Uccidere Son Goku. Allora giochiamo. Sai, dovremmo procurarci un'auto. Che ce ne facciamo di un'auto? Io la voglio. Stanno volando via? Tornate qui! Ne ho strapiene le tasche di essere ignorato! Quanto vorrei poterti ignorare. No, papà! Fermati! Ancora tu? Un'altra volta? Cerca di capire, ti prego! Non abbiamo alcuna possibilità di affrontarli senza Goku! Tu invece cerca di capire con chi stai parlando! Io sono Vegeta! Non mi occorre l'aiuto di quell'idiota farfugliante! Ma non ti rendi conto che è molto più forte di... Hai toccato il tasto Goku! Meglio evitare! Kiki, forse dovresti venire qui. Scusa, caro, sto facendo un pranzetto coi fiocchi. Mi sa che non se la passa bene. Non fa che strillare e sputare sangue. Sta tranquillo, è un pranzo ricco di ferro e di proteine. Non ricordo neppure quando è l'ultima volta che hai ispirato. Sarà anche notevole, ma non mi sembra tanto salutare. Già Goku non è messo bene a neuroni, figuriamoci adesso. In tutta onestà, mi fa davvero piacere averlo a casa una volta tanto. Meno male, ha preso fiato. Dunque, ecco la mia idea. La prima auto che passa di qua, noi ce ne appropriamo. Oh, siamo nel bel mezzo del nulla. Mi sa che ci capiterà un camion. Ah, ancora meglio se è un camion. Che ne pensi, C16? Ci sarà d'aiuto per eliminare Son Goku? Non lo so, potremmo usarlo per investirlo. Allora speriamo che sia un camion. Bene, bene, bene. Chi si rivede? Quel frocetto di Ken e quella mestruata di Barbie? Giuro che gli rompo un braccio. Sì, ma così gli daresti ragione, sorellina. Zitta, Barbie. Allora, chi di voi mocciosetti vuole fare a botte con un Super Saiyan d'Elite? Oh, non saprei. Ti va C16? No, non è Goku. Amico, dovremmo davvero trovarti un hobby. Acquisizione hobby. Bene, C18, allora è tutto tuo. Io penso a rimediare un'automobile. E io mi occupo di Chucky, la bambola assassina. Ok, prima le signore. Però ti avviso, bella mia, non mi faccio scrupoli a picchiare una donna. Fantastico. Nemmeno io. Che
Ehi, ma Vegeta è sempre stato biondo oppure... Gli uccelli se ne sono andati. Ah sì? Mi piacevano gli uccelli. Buon per te, amico. Primo sangue! Se fossi in te me la darei a Gale! E che palle, era una battuta! Cosa c'è, Clem? Ma tu pensa da non crederci! Sopra il camion ci sono due modelli crocchi che fanno a botte! Oh, strano davvero! Sai che altro c'è di strano? Oh, che schifo, Mitch! Mettilo via! Non posso crederci, li sta affrontando da solo! Non ha la minima idea della loro forza distruttiva! Gli androidi sono la più grande minaccia dell'umanità! Non mi interessa quanta gente ammazzo, prima o poi ti becco! Ah, eccoti, C-18! Ancora niente macchine! Lo sai che c'è un'autostrada laggiù, vero? Oh, lo so, ma così mi diverto di più. Allora, androide, la pianti di scappare? E tu, di blaterare? Ti piace avere l'ultima parola, eh? Va bene, questa è la mia risposta. Grande! Finalmente un fanculo. Di' la verità, fai così perché sei basso? Ne dici di stronzate per essere una lavatrice? E no, 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 non lo dico perché sei un androide, lo dico perché sei una donna. Sai che ti dico? Te la sei cercata. È ora di cominciare con le maniere forti. Padre, sei lì dentro? Qualcuno ha preso il numero di targa di quella stronza? C-18. Grazie. Ehi, va tutto bene, Vegeta? Bene sto cazzo. Oh, ok, sta bene. Guarda un po', ci sono gli amichetti di Vegeta. Allora, C-16, ti va di spaccare crani? No. Fa come vuoi. Padre! Ah, grazie al cielo sei ancora vivo. Dobbiamo andarcene al più presto. Vorrei scherzare. Sta andando tutto secondo il mio piano. È come se vivessi in un mondo tutto tuo. Eh sì. Ma sfortunatamente devo condividerlo con voi. In realtà, Vegeta, non devi spartire proprio nulla. Sembra che vi divertiate un mondo e mi dispiace interrompervi. Ma se qualcuno di voi si azzarda ad aiutare il principino degli stempiati, sarò lieto di presentarvi alla Madre Terra. E credetemi, sarà davvero molto intimo come rapporto. Sì, non è che ho tutta sta gran voglia di aiutare Vegeta. Cioè, se si trattasse di Goku... Ha detto Goku? Calmati, C-16, Goku non c'è! Ma l'ha sentito nominare Goku! Concentrati sugli uccelli, fustacchione! Acquisizione uccelli. Gli piacciono gli uccelli. Ma la volete piantare di parlare sempre e solo di Carrot? Cioè, porca miseria, quell'idiota non c'è mai! La cosa triste è che non ha tutti i torti. Ora vogliamo continuare a combattere. Ti smonterò un pezzettino alla volta. Laida Pompinara. Ok. Vediamo come te la cavi adesso! Ti sei scompigliata, androide? Beh, hai distrutto la mia giacchetta preferita barra unica e mi hai rovinato i leggings. Perciò sì, scompigliata rende l'idea. Quello era solo un antipasto del mio potere. Ora assaggia il furore del Super Saiyan! Smettono tutti di fare gli spacconi quando si trovano col culo a terra. Che cosa triste. Triste per te! '49, '50, '51, '52, '50... Oh, stava per battere il record! Tutto bene di là? Sì, sì, tutto bene! Sì, sì, tutto bene! 4, 5, 6...